Dominic, non so che fare. Ah, scusa, che diavolo è quella roba? Che cosa mi hai portato? Questa è la tua macchina. La mia macchina? Ho detto un quarto di miglio in 10 secondi, non in 10 minuti. Questa ce la porti a spinta oltre il traguardo, oppure col carro attrezzi? Non ci arriva nemmeno col carro attrezzi oltre il traguardo. Non hai fiducia? Io ho fiducia in te, ma questo non è uno sfasciacarrozza, è un garage. Ehi, apri il cofano. Ha anche un cofano? Apri il cofano. Motore JZ2, porca troia! La porto allo sfasciacarrozze? Ritiro quello che ho detto prima. Sai una cosa? Questa darà una pista a tutti. Però dopo averci speso 15.000 bigliettoni o forse più, se dobbiamo farci arrivare i pezzi dal Giappone. Li mettiamo sul mio conto da Harry? Sì. Devo rimetterti in condizione di gareggiare. Tu ti fai il culo, io faccio i soldi. C'è una gara nel deserto che si chiama Race Wars. Ed è lì che mi ripagherai. E facciamo così, quando non lavori da Harry vieni a lavorare qui. Se non riesci a trovare l'attrezzo giusto in questo garage, Mr. Arizona, le macchine non fanno per te. Ora sei suo. Dimmi che ne pensi di questo. Ok. Ammortizzatori Koenig regolabili. Ci fanno risparmiare circa 1 chilo. E avremo una trazione migliore per bruciare gli altri alla partenza. Ok. Questo è il disegno di massima della macchina. Quando sarà finita dovrebbe venire fuori più o meno così. Rossa, verde. Ma tu dovresti fare l'ingegnere spaziale almeno. Sì, come no. No, io ho quella... Come si chiama? Quell'affare dell'attenzione. Ah, l'ADD. Sì, sì, quelle cazzate là. Sì? Sì. Cioè, ero bravo in algebra, tipo in matematica, eccetera. Ma in tutto il resto ero una frana. Ho mollato la scuola. Non lo so, c'è qualcosa nei motori che riesce a calmarmi molto. Capisci? Io me ne vado. Ah, ma dai. Ma che succede? Ma che gli prende? Dai, no. Vieni a darci una mano. Hai già tutto l'aiuto che ti serve, fratello. Mia! Ecco, arrivo. Il mio presidio. Il pollo sta diventando secco. Come va? Come vediamo, ragazzi? Giù le mani. Frena, frena. Visto che sei stato il primo ad arrivare qui a prenderti il pollo, di la preghiera. Ok. Oh, nostro celeste... Spirito. Spirito, grazie. Noi ti ringraziamo per averci procurato l'iniettore diretto per il protossido di azoto, e 4 intercooler interni, i turbomodificati con cuscinetti a sfera e le molle delle valvole al titanio. Grazie. Amen. Amen. Niente male. Amen. Una bella preghiera per gli dei delle macchine. Questi sono squisiti. Prendi. Che cosa vuoi? Qui c'è l'insalata. Grazie, bambina. Guardate chi c'è. È tornato il vecchio lupo solitario. Pensavo che non avevi fame, grande capo. Devo mangiare anch'io. Lui ha sempre fame. Avanti, siediti. Ciao. Come stai, Mia? Eccoci qua, bello. Ehi, hey Jesse, mi passi l'insalata? Mangia, oltre a bere. Lo vuoi un po' di pollo? Sì, grazie. Hai preso un film, per caso?
Hai bisogno di qualcos'altro? No, ho fatto. Puoi andare con i ragazzi a guardare il film. A casa mia chi cucina non pulisce. Davvero? Allora voglio venirci. Dovremmo uscire insieme qualche volta. No, non esco con gli amici di mio fratello. È una bella fregatura. Allora dovrò gonfiarlo di botte. No, questa la vorrei proprio vedere. No, ti dico di più. Pagherei per vedere una cosa così. Dai, che palle, perché non me li fate da soli? Lavami la macchina quando hai finito. Come hai detto? No, mia. Stavo dicendo al biondino. E mettiti anche il tuo vestitino preferito, perché ti riporto a battere sulla strada, al tuo posto. Ma è scassato. Cos'ha questa cosa? Vince, come si chiamava quel ristorante cubano dove volevi portarmi? Quello con i picchiadillos. Quello con le candeline rosse e i tavoli di legno. Sì, la banana da cuocere. Sì, certo. Come si chiamava quel posto? Ah, il cia-cia-cia. Sì, quello. Sì. Esatto. Brian, puoi portarmi lì? Venerdì sera alle 10, ti va bene? Sì, è perfetto. Ottimo. Dove sono i popcorn? Ma non mi rompere i coglioni!